Vorrei andare adesso dall'onorevole Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle. Perché? Perché la legge elettorale di cui stiamo parlando, di cui stiamo discutendo, è stata fortemente attaccata dal Movimento 5 Stelle. Di Maio addirittura ha parlato di un colpo di Stato istituzionale. Cerchiamo di capire perché, onorevole De Rosa. Sì, guardi, è drammatica la situazione perché, come al solito, stiamo parlando di spartizione di potere, stiamo parlando di una legge elettorale fatta anche contro indicazioni del Consiglio d'Europa e di sentenze della Corte di Strasburgo che dicono, consigliano vivamente di non fare leggi elettorali nell'ultimo anno di legislatura. Perché? Perché qui si sta facendo una legge elettorale che serve ai partiti, perché si continua a parlare di equilibri fra i partiti, ma non del servizio che dobbiamo dare ai cittadini. Io chiederei a quale cittadino è chiara come funziona la nuova legge elettorale che si sta proponendo. Questo è un dibattito che probabilmente potranno fare solamente gli esperti di settore. Noi invece dobbiamo assicurare ai cittadini la possibilità di capire chi scelgono ed eventualmente, ma questo probabilmente è troppo futuribile per i partiti che ci sono adesso, anche di richiamare a casa chi non esegue il programma che ha portato alle elezioni. Adesso abbiamo una situazione per cui neanche la nostra voce su evitare che un condannato come Berlusconi, ma potrebbero essercene altri, possano diventare premier in un futuro governo, è stata ascoltata. Questo è l'emblema del fatto che PD e Forza Italia si spalleggiano da una vita per mantenere il potere all'interno dei governi italiani, non nessun interesse per i cittadini, nessuna rappresentatività, tutte persone scelte già dai partiti, perché qui abbiamo addirittura una situazione per cui scelgo il candidato all'uninominale e questo voto va automaticamente a una delle liste, lo saprò solamente dopo se non ho fatto un voto disgiunto. Perché non potendo fare un voto disgiunto non so a chi va poi la mia preferenza che concorre a dare un posto, un seggio in Parlamento a qualcuno dei listini. Per ecco, questo si creano partiti, partitini che sotto... Certo, questa proposta di legge elettorale arriva dopo un'altra proposta, quella del Tedeschellum, sulla quale voi inizialmente sembravate d'accordo e poi con il voto in aula è saltato tutto per aria. E quindi ecco, viene da chiedersi qual è la vostra proposta concreta, perché inizialmente si era un accordo, voi non andate bene... Due miti perché... qui mi sembra che si faccia poca informazione su questo passaggio e credo che ormai sia palese a tutti. La nuova legge contiene comunque le modifiche che si erano fatte con il Tedeschellum, quindi il problema sul Trentino comunque rimane e mi sembra che invece la legge vada avanti lo stesso, senza alcun problema. Quindi quello era un escamotage per far saltare il Tedeschellum. Noi abbiamo sempre detto che eravamo disponibili ad andare avanti. Il problema è che in un Parlamento dove la Camera c'è una maggioranza bulgara, colpa di una legge non costituzionale, incostituzionale, una legge elettorale incostituzionale del passato, noi ci troviamo una maggioranza bulgara del PD che dà la colpa a una minoranza, all'opposizione, per non aver fatto passare una legge elettorale che tutti dovevano sostenere. Questo mi sembra veramente assurdo. Diciamo semplicemente che quella legge probabilmente rappresentava di più gli italiani, era più semplice e i partiti non avevano interesse a portarla avanti, perché adesso si spartiscono semplicemente il potere nei loro interessi, ma i cittadini sono completamente dimenticati. E poi farlo a 3 mesi dalle elezioni è veramente scandaloso, è veramente... un atto eversivo da parte dei partiti e io credo che Mattarella probabilmente dovrebbe esprimersi anche su questo. Ecco, ma quindi De Rosa, una legge che è evidente, arriva a 3 mesi dalle elezioni, ma quindi in questo momento specifico secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Andare a votare con la legge che si ha? Allora, ricordiamoci che siamo arrivati a questo punto perché Renzi, nella sua superbia, pensava di poter modificare la Costituzione e portare avanti le sue riforme. Questo non è avvenuto e ci troviamo all'ultimo minuto a intervenire sulla legge elettorale in modo scomposto. A questo punto andiamo avanti con quello che ha detto la Consulta e facciamo decidere gli italiani. Non è questo Parlamento eletto con una legge incostituzionale che può fare una legge elettorale negli ultimi 3 mesi. E alla luce di questo voi come vi comporterete da qui alle elezioni nei confronti di questo dibattito? Ma noi faremo un'opposizione aspra a questa legge e speriamo che non ci sia neanche l'intenzione minima di porre la fiducia su questo tipo di legge, perché sarebbe ancora più grave da parte del governo. Sicuramente ci vedranno in prima linea a combattere contro questa legge, non per il Movimento 5 Stelle ma per gli italiani, perché riteniamo che gli italiani si meritino una legge elettorale che rispecchia gli interessi dei cittadini e non dei partiti. Ecco, vorrei sentire adesso...